Ciao a tutti e benvenuti su Cantare R&B. Mi presento, io sono Alessia, ma potete chiamarmi Ale. In questo tutorial vedremo come cantare come Justin Bieber. E mi raccomando, se vi piace il mio canale, considerate di iscrivervi, così mi date una mano a mantenerlo e potete contattarmi direttamente e farmi le vostre richieste, come per esempio questo video che è stato richiesto da un sacco di gente dopo quello di Ariana Grande. Perciò eccoci qua. In questo video vi darò 5 cose, diciamo, che possono far sembrare la vostra voce più simile a quella di Justin Bieber. Ovviamente ricordo sempre a tutti che non si può cantare con la voce di qualcun altro, sempre perché poi mi arrivano i soliti commenti dei disclaimer, ok? Che ah, ma non si può cantare la voce. Sì, lo sappiamo, non si può cantare con la voce di qualcun altro perché la voce è unica, esattamente come le vostre impronte digitali, appartiene solo a voi e lui ha la sua e voi avete la vostra, ok? Però possiamo cercare di avvicinarci allo stile. Vediamo subito, intanto diciamo che Justin Bieber è un tenore, però purtroppo rispetto a quello che sembrava sarebbe diventato come cantante, come voce nel futuro, in base a com'era da più piccolo, perché lui canta da quando è piccolissimo, è famoso da quando è piccolissimo, sembrava che sarebbe diventato un grande cantante, un cantante molto più dotato rispetto a quello che poi è successo, in termini proprio di vocalità. Diciamo che crescendo ha guadagnato nel personaggio, ha guadagnato forse nella parte autorale, però ha un po' perso la voce e questo è probabile che dipenda dallo stile di vita che non è di quelli più sani, ok? Infatti è diventato questo personaggio un po' più edgy, pieno di tatuaggi, capello ossigenato, un po' barba incolta, un po' il cattivo ragazzo che piace a tutte le ragazze. Comunque, appunto, l'alcol, il poco riposo, la droga, queste cose qua rovinano la voce. Non è che necessariamente mi piace di meno, nel senso, a me forse piace anche di più adesso, un po' meno pulito, un po' meno bambinesco, un po' più cresciuto, un po' più adulto, però diciamo che aveva delle doti vocali migliori rispetto a quelle che ha adesso. Allora, la prima cosa che lo contraddistingue in questo periodo è nel suo nuovo modo di cantare, è l'atteggiamento molto rilassato. Sentite la differenza se io vi canto. Is it too late enough to say sorry? Oh na na, this is more than just your body. Oh. Oppure is it too late enough to say sorry? 'Cause I'm this is more than just your body. Oh. La seconda è molto più simile a quello che fa lui, cioè un cantare molto più rilassato, molto meno spinto, molto meno risonante, un po' più parlato. La seconda cosa è l'aria nella voce, che è comune a tanti cantanti R&B e che si sente molto anche in lui. All the times that you rain my parade. No, the clubs you kidding using my name. Praticamente cantando le corde vocali non si uniscono sempre bene e esce molta più aria, ok? È un suono molto più. La terza cosa, che ricorda un po' la voce della mattina, come anche queste due cose che abbiamo detto prima, è il vocal fry, che lui aggiunge qua e là. Di nuovo, vi faccio l'esempio. All the times, all the time, all the times. Ok, se non sapete cos'è il vocal fry, metto il link al mio video dove ve lo spiego qui nella description box. La quarta cosa che contraddistingue Justin Bieber è una cosa che viene forse un po' da un problema che lui ha con la voce, che però rende il suo suono distinguibile. E che cos'è? È un po' questo suono nasale nelle note alte. Lui praticamente mantiene il palato molle che è in fondo, lo mantiene abbassato, ok? In questo modo la voce si proietta più verso il naso. Is it too late enough to say sorry? 'Cause I'm. Se la cantassi col palato alzato, is it too late enough to say sorry? 'Cause I'm. C'è più risonanza. Sorry, sorry. Inoltre lui spesso alza il mento per cantare le note alte e quindi accentua un po' questa tensione.
che c'è nella voce e nelle note alte. Sicuramente è un cantante che ha una grandissima musicalità e anche in certi live, specialmente quelli acustici, si sente tantissimo. Cosa intendo? La sua canzone magari la canta modificando le note che canta nel disco, ok? E vi lascio magari qualche link qui sotto. E questa musicalità gli permette anche di utilizzare il melisma in modo molto efficace, anche se anche qui ha perso un po' di precisione. Il melisma fatto bene, solitamente le note sono molto precise e molto staccate una dall'altra. Lui tende un po' a tirarle e comunque ha accorciato le frasi di melisma che lui canta rispetto a una volta, non canta più queste frasi lunghe con più note, ma canta frasi di melisma breve, ad esempio. Oh, what do you mean? Ecco. Oh, what do you mean? Frasi corte. Mean, 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 mean. Ok? Lui le fa un po' più attaccate. Oh, what do you mean? Questo perché anche lì non ha un buon sostegno, è molto molto rigido qua, e per fare il melisma bisogna essere proprio belli rilassati e agili e veloci e sicuramente non avere tensione nella voce. Detto ciò, queste sono le cose che lo contraddistinguono. Può sembrare una review negativa, ok? Non è il caso, anzi, a me piace l'ultimo CD molto, l'ho sentito tantissime volte. E per i fan appunto che stanno guardando questo video, vi assicuro che non sono critiche, sono solo dei dettagli che lui ha nella voce che non necessariamente vi consiglierei di utilizzare sempre, perché non sono sani da utilizzare sempre e che però comunque potete buttare qua e là ogni tanto per avere una voce che ricordi la sua. Spero di esservi stata utile, se avete qualsiasi domanda scrivetemi qua sotto, oppure vi ricordo che sono anche su Instagram, sono anche su Influencer, un social che riguarda il trucco, quindi non c'entra niente con quello che stiamo facendo qui oggi, dove però do consigli sul trucco per il palco. E infatti avevo qualche idea di fare qualche tutorial, qualche video su i prodotti che vanno bene per il palco, o su come truccarsi per il palco, però non so se qualcuno può interessare. Se vi può interessare, fatemelo sapere qui sotto, che così magari vi do qualche dritta. Sono su Facebook, dovete perdonarmi, come ho detto il video scorso, se non riesco a rispondervi, purtroppo è un periodo così, infatti vedete quando è stata l'ultima volta che sono riuscita ad editare un video. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale per aiutarmi a mantenerlo, in modo che se siamo sempre di più, forse questo diventerà il mio lavoro. E vi ringrazio per essere stati con me e vi mando un grosso bacio.